Ospite d'onore dell'inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 dell'Università di Sassari, il maestro Beatrice Venezzi, scelta dal rettore Massimo Carpinelli per la Lectio Magistralis perché, nonostante la giovane età, ha già all'attivo numerose esperienze e riconoscimenti internazionali. Venezzi, 29 anni, oltre ad altri prestigiosi riconoscimenti, nel 2018 Forbes l'ha inserita nell'elenco dei 100 giovani leader del futuro. La sua storia è sicuramente esemplare per il talento, la giovane età e il fatto che una donna sia riuscita a scardinare tante dinamiche, tanti pregiudizi che ancora oggi regnano nel mondo della musica classica e delle orchestre. Però sono qua, appunto, sono qua e quindi appunto niente è impossibile. Tutti i tabù possono essere infranti, i sogni si possono realizzare con lo sforzo, ovviamente, dedicando il proprio tempo, le proprie energie, tutti se stessi interamente ai propri sogni e alla realizzazione dei propri sogni, appunto. La Venezia ha scelto Giacomo Puccini per la Lectio Magistralis in Aula Magna, un personaggio attuale e che ha ancora molto da insegnare ai giovani di oggi. Lui ha mantenuto sempre vivo e, come dire, la sua massima attenzione è stata nello sviluppare il rapporto con il suo pubblico, quindi specialmente per chi fa arte. L'arte non è una cosa come dire, autoreferenziale, ecco, non è una cosa che si può riferire esclusivamente a se stessa, quindi va comunicata fuori. Questa è una cosa che in parte con le avanguardie e quant'altro abbiamo perso e è importante oggi recuperare questa dimensione, questo rapporto con il pubblico, assolutamente.